Uè, Jimmy's back. Ragazzi, prima che inizi il video volevo spendere qualche parolina con voi. Intanto, come avrete sicuramente capito dal titolo, siamo qua nello speciale 10.000 iscritti. Davvero, voglio ringraziare tantissimo. 10.000 miliardi di parole non basterebbero, perché nonostante magari per molti possa essere una piccola cosa, vi assicuro che comunque il valore di tutto ciò è molto. Soprattutto sapendo tutte le varie cose che ho fatto fino ad arrivare a questo punto. Quindi grazie mille davvero. Ora si punta ai 15.000, quindi insomma, se siete capitati qua per caso, non siete iscritti al canale, non c'è miglior momento per farlo. Troverete il link qua sopra nelle schede, sotto nella descrizione, ed inoltre sotto al video, come sempre, ti sta un bel tastino rosso con scritto iscriviti. Inoltre attivate anche la campanellina per le notifiche, in modo tale da non perdervi tutti i prossimi video. Infine, io non capisco perché, nonostante lo stia dicendo praticamente in ogni video, lo sto tartassando, lo sto spammando da grande come cosa, molti di voi non mi seguono su Instagram, il che è davvero molto importante. Intanto anche là stiamo cercando di puntare ai 10.000, così almeno posso fare swipe up anch'io. Ma poi perché è lì che comunico tutte le cose più importanti, anche perché Facebook ormai non lo uso più, ed Instagram è rimasta praticamente l'unica scelta valida che mi piace e che funziona. Quindi anche questo è molto importante, raga, jtaz-basso, link nelle schede, link in descrizione. E quindi che dire, ragazzuoli, a me mi dispiace davvero tanto se questo video magari è più corto di quel che vi aspettavate. Anch'io me lo aspettavo molto più lungo. Non so per quale motivo ci metto 27 millenni a registrare, ma poi quando l'ho editato diventa una cosa piccolissima. Sono tipo un maniaco della precisione, quindi voglio che tutte le clip, tutte le parole che dico siano perfette. Anche se molto spesso parlo veloce e non si capiscono le cose che dico. Però sarei capace, come ho fatto per questo video, di registrare un video ben 4 volte, perché le 3 volte precedenti non mi piacevano. Quindi, nonostante sia corto, spero che lo apprezziate. Ripeto, vi ringrazio davvero tantissimo. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram godetevi il video. Bella a tutti ragazzi, qui è Giadazza che vi sta parlando. Bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, finalmente, a grande richiesta, dopo penso 2 o 3 mesi da quando sarebbe dovuto uscire questo video, con il Q&A speciale per i 10.000 iscritti. Come detto nell'intro, se ancora non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi. È importantissimo. Iscrivetevi. Direi di non perdere altro tempo e iniziare subito. Però, intanto, se volete farmi qualche altra domanda alla quale rispondere nel prossimo Q&A, il quale probabilmente lo farò una volta al mese, lasciatemi tutte le domande che volete qua sotto nei commenti. Comunque, partiamo subito con una di quelle domande classiche, ma alla quale non ho mai dato una risposta, penso. Perché, sinceramente, non ho una risposta. Carlonico15 mi chiede: quali sono i tuoi gusti musicali? Io non sono mai stato bravo a rispondere a questa domanda, perché non riesco ad identificare. Cioè, io sento davvero tanti generi diversi. Ma perché non è che seguo tanto il genere, ma più che altro la canzone. Non lo so, dal pop, trap, musica elettronica. Non lo so, davvero tanti. Comunque, se siete incuriositi, qua sotto nella descrizione e qua sopra nelle schede troverete il link per andare ad ascoltare la mia playlist di Spotify. Ci sono davvero tantissime canzoni, continuo ad aggiornarla perché metto tutte le possibili immaginabili canzoni che mi piacciono e che voglio ascoltare. Quindi passateci e se volete seguitela. Just William, che è un grand'uomo, ragazzi. Grazie, è un grande uomo perché è stato il mio primo sponsor e attualmente ancora unico del canale. Se volete diventarlo anche voi, troverete il link qua sotto nella descrizione o qua sopra nelle schede, che vi porterà alla versione YouTube Gaming del mio canale. E una volta lì dovrete semplicemente cliccare sul simbolo del dollaro e lì potrete diventare sponsor e poi avrete tutti i vari benefici quando farò le streaming. Comunque la domanda è: hai mai pensato di abbandonare YouTube? Sinceramente no, proprio del tutto no, perché comunque mi diverto a fare quello che faccio e finché mi divertirò continuerò a farlo. Grazie per la domanda, Willy. Ma tu mi chiede: cosa mi ha spinto a studiare ingegneria aerospaziale? Penso che la prima volta che ho avuto quest'idea è stata, credo, in prima media o quinta elementare. Forse quinta elementare, ho un attimo un dubbio. Quando uscì Iron Man al cinema, che se non sbaglio era maggio 2008, quindi sì, quinta elementare. Jamie Malones mi chiede: pensi di portare walkthrough sul tuo canale? Devo dire che sarebbe una cosa che mi piacerebbe davvero davvero tanto. Ma il punto è che soprattutto adesso con l'università devo gestirmi meglio i tempi. E walkthrough sarebbe davvero tanto impegnativo. Non solo per la quantità di tempo che uno deve registrare, anche perché è ovvio che se esce un gioco, fai caso, domani, non è che ci posso mettere un mese a portarvelo, perché ovviamente tutto il resto del mondo l'avrà finito 17 volte. Però mi piacerebbe davvero tanto. Il mitico White ci chiede: i tuoi prossimi obiettivi in tempi brevi? Ovviamente la mia risposta sarebbe verso l'infinito ed oltre, ma come ho detto nell'intro, al momento 15k. Puntiamo ai 15k. Quindi se non l'avete fatto, iscrivetevi. Lucatseri mi chiede: dici 3 curiosità su di te. Numero 1: ho una paura matta, che poi non è tanto paura, è più uno schifo generale, degli insetti e dei serpenti. Tra gli insetti soprattutto i ragni. Avete presente Ron di Harry Potter? Eccomi. E altre 2 curiosità, boh, non te lo giuro, non,
non mi vengono in mente. I don't know, fra. Mini Giacomo mi chiede: cornetti algida o motta? Regà, questa qua c'è. Cioè, algida. Sempre, forever and ever. Io, se dovevo andare a prendere un gelato e vedevo che fuori dal bar o dal posto dove lo dovevo prendere non c'era l'insegna gigante algida, manco c'entravo proprio, hai perso un cliente a vita. Algida. La Poimbe mi chiede: quanto tempo ci metti per registrare e editare un video? Purtroppo a questa domanda una risposta non c'è, perché ovviamente dipende dal video. Sia per quanto riguarda registrare, magari devi registrare un gameplay. Facciamo caso su Fortnite. Registri ore e ore finché non ti viene la partita giusta. Oppure hai culo e lo fai subito. Quindi dipende. Stessa cosa per editare, dipende dalla complessità del video stesso. Davide Copazzoli mi chiede: ma le corse morbide? Arriveranno. Giuro solennemente che arrivano prossimamente, entro dicembre, ti assicuro che episodio esce sicuro. E infine, per concludere, terminiamo con la domanda del ciacrone: come ti vedi tra 3 anni? Per prima cosa spero di essere happy e coccoloso come sono adesso. Poi, per quanto riguarda l'università, dovrei aver preso la laurea triennale, dovrei per star puntare, che non so se è italiano, ma in ogni caso dovrei essere direzionato verso la laurea magistrale. Per quanto riguarda YouTube, stay awesome, bros.